John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella puntata numero 2 della carriera allenatore con PES 2021. E ragazzi miei, io quest'anno non ci ho mai ancora giocato a PES, non ho ancora giocato a PES facendo una partita proprio. E oggi per la prima volta la farò qui insieme a voi e quindi probabilmente prenderò gli schiaffi. Vi ricordo che sono diventato partner ufficiale PES, ringrazio veramente tutti voi ancora una volta per avermi aiutato ad arrivare dove sono arrivato. E diciamo che questa carriera ve la sto portando, ma voglio che lasciate tantissimi, c'è qui sotto ma veramente tanti ragazzi, se volete molto presto un terzo episodio, e vi invito anche ad iscrivervi al canale. Inoltre qualunque tipo di consiglio è ben accetto, perché mi sto integrando, mi sto inserendo in questo nuovo mondo, e quindi mi raccomando aiutatemi qua sotto con i commenti. Detto questo, ho aggiunto ho aggiunto un po' di giocatori alla mia lista selezionati. Ve li faccio vedere. Ho aggiunto ordiniamoli per ruolo, posizione. Allora, ho aggiunto in attacco Ings, Milik, mamma mia Milik, Folland, Williams, Haller, Gerard Moreno, Russo l'ho sbagliato, ma Russo fa parte della squadra mia, non lo so, vabbè, comunque fino a qua li ho aggiunti. Poi ho aggiunto Gosens, che mi sembra molto buono. Poi ho aggiunto Carlos Soler, perché a sinistra ci può servire un calciatore che faccia il vice, ma comunque in realtà ci serve molto più a destra. Poi abbiamo centrocampo messo nella lista De Paul, Emre Can, Adrien Rabiot, André Gomes, poi Guendouzi, che è molto buono, che è uguale tra l'altro, che sì, è proprio identico, è lui, Nandez, Amrabat, Cicicogo, Castrovilli. Poi per quanto riguarda i mediani ho messo in lista Xhaka, che insomma lui è in uscita in realtà dall'Arsenal, nella mia Roma farebbe molto comodo, Umtiti, che magari ci casca, Umtiti, doveva venire a Roma prima di diventare Umtiti al Barcellona, Rudiger per un ritorno comunque ben voluto. Poi ho messo nella lista Stones, che secondo me farebbe bene qui, ho messo nella lista Diallo, ho messo nella lista basta solo loro, e penso che qualunque giocatore di questi ci farebbe molto comodo. Soprattutto ci serve un centrocampista, e pensavo, perché non Emre Can, che ha 26 anni, di stile di gioco è onnipresente e secondo me potrebbe fare molto bene. Avviamo trattative per il trasferimento. Allora, costo trasferimento, vediamo un pochino. Allora, 33 milioni, ingaggio annuale. Questo è quello che prende lui. Come si fa a vedere quello che prende lui? No, mettiamogli 29,7 qua. Non mettiamo nessun costo di rescissione, nessun bonus presente. Anni di contratto 3. Ora non so in realtà quanto lui chieda, queste cose le devo capire piano piano, ragazzi, le capirò. Iniziamo la trattativa con il giocatore. Poi, iniziata la trattativa con questo giocatore, proverei ad iniziare anche un'altra trattativa, stavolta però con un difensore centrale tipo Rudiger, che potrebbe farci molto comodo. Abbiamo trattative per il trasferimento, sì, gli offriamo un 27 milioni e giocatore da scambiare non ce lo metto, ingaggio annuale 3 milioni e 7, ah però aspettate, lui ha un costo di rescissione, io non lo voglio mettere il costo di rescissione, voglio levarlo, e anni contratto 3, ok, facciamo così, scusami, ok, adesso cerchiamo di capire, pian piano andiamo avanti, piano piano capiremo quello che sta succedendo, avanziamo. Rudiger ha rifiutato la nostra offerta, essere paragonati a un club come il Chelsea ci ha messo i bastoni tra le ruote, sarebbe tutto più facile il nostro club giocasse a livelli più alti. Poi la stazione per Amicien ha accettato l'offerta, devi solo firmare il contratto e sarà dei nostri. Torrere ha rifiutato la nostra offerta, non potremo ingaggiarlo. Ma non potremo ingaggiarlo vuol dire che non posso più ingaggiarlo, o vuol dire che posso tornare ad ingaggiarlo tra un po' di tempo? Intanto qua c'è la notizia, ecco, di Emre Can, quali sono i termini, costi di trasferimento 29,7, stato trattativa 33, ingaggio annuale in vigore 2,9. Accettiamo, accetta termini. Non posso perché, santo cielo, la nostra squadra c'ha troppi giocatori. Non lo sapevo io però questo. E allora avanziamo ancora nella speranza che qualcuno venga comprato. Allora, in osservazione, innanzitutto avevo chiesto un giocatore, è uscito fuori Piqué. Ma Piqué, ragazzi miei, mi sa che costicchia un po' tanto, eh. Piqué costicchia secondo me. Allora, avvia trattativa del trasferimento. Quanto costerà? Ah no, perché c'ha un'età. Allora facciamogli 2 anni di contratto. Ingaggio annuale. Dove cavolo prendo?
prende questo? Mamma mia, offriamogli 9 milioni. Mamma mia però, raga. Costo di trasferimento 10 milioni 500 mila euro. Costo di rescissione lo leviamo. Come sai che basta come offerta? Non lo so, non ci capisco niente. Allora andiamo avanti. Ok, detto ciò, la mia squadra Toll. È arrivata un'offerta per Toll. Che offerta è arrivata? Costo di trasferimento 138 mila. Ma scusa, rinegozia. Ma io posso chiedere solo così? Ma perché se quello vale 600 mila, posso chiedere solo così? Vabbè, intanto va bene, gli chiedo così. Però fatemi sapere, non capisco. Cioè lui c'è scritto valore di mercato 700 mila, io posso chiedergli solo 215 mila al massimo. Ma che senso ha? Vabbè. Poi è arrivata un'offerta pure per Calafiori. Ma perché così bassa? Fine trattativa. Cioè non capisco. Feratovic, ma perché me ne arrivano così basse? E se io rinegozio mi fa alzare, ma tipo fino a 217 mila. Vabbè, chiediamoli così. Ma non capisco proprio. Ah, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Qui c'è scritto, però ci sto a capire io, è un prestito. È un prestito. Ecco che cosa non mi veniva. Accettiamo termini allora. No, verrà incassato in conto di... No, 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 fermate nada. Ma come, che vuol dire? No, 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 rifiuta. Fine trattativa. Che cavolo, ho sbagliato. Fine trattativa. No, ma perché così pochi soldi? Ad ho capista cosa? Anche perché sennò non posso nemmeno comprare un giocatore. Ho delle notizie sulle trattative per ingaggiare Piqué. Anche se i termini non lo soddisfano del tutto, abbiamo raggiunto un compromesso. Ci serve solo la tua conferma per finalizzare l'ingaggio. Piqué è partita di cambiare club, ma chiede condizioni migliori. Vado a prendere tutti i pro e i contro prima di prendere la tua decisione. Allora, quelli erano tutti i prestiti. Infatti sono proprio un rincoglionito. Gestione squadra. Trattative. Altre squadre. Allora, ma Merchan si siamo ancora prende. Allora vuole questo. A me questo va anche bene, io ti accetterei. Non me ne frega niente, va benissimo. Però la mia squadra, io devo capire chi vende. Toll, dai, accettiamo. Dai, mi serve spazio, raga. Non so come funziona qui. Conferma, perfetto. Cervo, accettiamo. Sì. Allora, fammi vedere che succede. Budget trasferimenti 526 mila. Bonus ingaggio 526 milioni. Controlla il tuo budget. Ok. Poi Feratovic, accetta. E dammi sti soldini. Sti pochi soldi. Vicario, accetta. Raga, ci servono non soldi, spazio per la rosa. Abbiamo 40 giocatori. Detto questo, andiamo su altre squadre. Emre Can, accetta termini. La tua squadra è troppo grande. Ma la che devo fare? Se Barcellona ingaggia Lewandowski, madonna mia. Ok, sono partiti i giocatori. Inoltre sono le offerte. L'Atalanta ha fatto un'offerta per Juan Jesus. Dico, non è più un ragazzino, quindi gli altri club spero che lo vedremo a prezzo ribassato. Sei davvero, che figata che mi dico tutte queste cose. Se davvero finiremo per cederlo, perderemo un dodicesimo uomo molto forte. Valuta bene le esigenze della nostra squadra prima di decidere. Paolo Lopez, quelli di Logger, Bratt, ci hanno fatto l'offerta per Paolo Lopez. Sono entrati ad ingaggiarlo subito. Abbiamo ricevuto questa offerta perché il suo nome era nella nostra lista dei trasferimenti. Credo che dovremmo rifiutare l'offerta. Non siamo nella posizione di cedere uno dei nostri 11 di partenza. Uno così forte e uno così forte per di più. Mazza, così forte Paolo Lopez. Andiamo bene. Allora, se Paolo Lopez è forte, io sono Giovanni Mucciaccia. E io vi giuro che non sono Giovanni Mucciaccia. Ve lo giuro. E invece, trattative, la mia squadra, fammi vedere. Allora, Paolo Lopez 15 milioni e 3 ci hanno chiesto, Juan Jesus 2 milioni e mezzo. Facciamo così, andiamo a trattare per entrambi. Rinegoziamo, definisci una politica per le trattative e chiediamo 3 milioni e 9. Solidarietà chiediamo, no, non ce ne frega niente della solidarietà. Tanto Juan Jesus non ha pochi anni. Mentre per Paolo Lopez rinegoziamo offerta, chiediamo più soldi possibili, andiamo a chiedere sui 23 milioni e un 10%, facciamo così. Facciamo 22 milioni e 9 e un 10% di solidarietà. Se ho capito bene dovrebbe essere il bonus. Detto questo andiamo su altre squadre. Emre Can, accettiamo termini. Oh, ma basta. No, i giocatori in prestito non contano come giocatori o no. Dobbiamo proprio venderli allora. Quindi non possiamo comprare nessuno per il momento. Ma che noia. Guarda che figata. Direttore sportivo Roberto Carlos, vorrei parlare degli obiettivi della stagione. Perché il nostro club continua a crescere, dobbiamo riconfermarci tra le squadre più forti del campionato. Di conseguenza credo che dovremmo puntare più a un piazzamento. Sconcordo, tenere un posto in Coppa Elite. Ma che figata. Conferenza stampa. Qua dice quando ci sono andati la difensiva, lo stile difensivo di Roberto Carlos è pressing alto. Piano piano ragazzi, adatteremo e diventeremo i più bravi giocatori di PES al mondo. È il giorno della gara contro il Crotone. Questa qua la giochiamo, ve lo dico subito, per provare subito il gioco. Prima giornata, vediamo che ci dicono. La sua prima stagione, la sua prima partita da allenatore sono dietro l'angolo. Come si sente in questo momento? Io direi pelato. Beh, ovviamente voglio vincere questa partita. Parlando del Crotone, beh, abbiamo le carte in regola per sconfiggerli e siamo pronti ad affrontarli. Bene, fine. Mazza, una domanda. Cioè, sono pure andato conferenza stampa per fare una domanda, per una risposta. Gestione squadra. Allora, il Crotone gioca così. Kordac in porta, Marrone, Magallan, Spolli. Madonna, Spolli, Lex. Cigarini, Vulic, Crociata, Pedro Pereira, Mazzotta, Simi e Junior Messias. Non sono malissimo.
come squadra. Sapete, non so malissimo, mi aspettavo di peggio. Vediamo noi invece. Schieramento. Allora, sì. Allora, Mirante in porta, sì. Mancini, Bagnez, Cumbulla. E non abbiamo Smalling in difesa ancora. E non so se lo prenderemo. Veretout, Pellegrini qua. È per forza, perché qua giocano Pedro e Mkhitaryan. Dzeko, più o meno la squadra è questa. Facciamo un cambio. Prendiamo Spinazzola. Sì, Spinazzola. Prendiamo Santon. No, Santon rimane qua. Ho sbagliato tasto. Allora, no, mo come si fa? Scegli così. Scusami, no. Io lo volevo mettere giusto. Ecco, almeno è così. Ok. No, non te, Spinazzola. Lo tolgo e metto. No, no, che è sta roba? No, mettiamo. Possiamo mettere, raga. Sto a giocare a Carles Perez, dai. Prossima partita. Procede la partita in modalità allenatore. Impostazioni partecipanti. Salta l'incontro. No. Che vuol dire procede la partita in modalità allenatore? Che vuol dire prossima partita? Vediamo la prossima partita che succede. Ciao, fa giocare. Eccoci, che figata. Siamo doppio. Crotone. Sono forti, ma non per questo dobbiamo avere paura di loro. Oggi i tifosi daranno il massimo, perciò noi faremo lo stesso. Ma i tifosi in cestanna, mister. È la prima volta che scendiamo in campo davanti ai tifosi di casa in questa stagione, che comunque in cestanno. Perciò fate in modo che la partita sia degna di loro. E ricordate, costringeteli a subire il nostro ritmo. Dai, 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 ragazzo, dai. Dai, mister, dai, dai, viva la tua pelata. Dai, mister, viva Roberto Carlo. Allora, dove stanno le impostazioni? Non me le fa cambiare, che bello. Allora, impostazioni di sistema, che vuol dire? Posizione di schermata, audio, luminosità, bla bla bla. No, io volevo dire che livello ho messo. Ma che ne so, Isa sta. Oh, iniziamo, dai, iniziamo, speriamo di rompere. Roma Crotone, tutto è pronto. Telecronaca di Fabio Caressa e analisi di Luca Marchegiani. Ma in realtà sarà io, sarò io a fare la telecronaca e sarò comunque io a fare l'analisi. Faccio tutto io. Pellegrini, Mirante, comunque sono veramente uguali, raga. Cioè sono veramente, e sono le grafiche, sono veramente fighe. Vi prego, guardatele. Pam pam pam, Veretout papà. Sentiamo. Oh, generosa magnitudo. Ok, basta, sono stonato. Dai, skippiamo, andiamo a fare la partita. O io dovrò abituarmi necessariamente a questa grafica. Cross al centro, come cross al centro? Linea difensiva bassa. Pellegrini. Pellegrini cerca il dribbling su Simi. Gli riesce, poi si appoggia su Spinazzola. Spinazzola per Lorenzo Pellegrini. Poi per Carles Perez. Carles Perez per Mancini. Vai, vai Carles. Vai Carles. Carles Perez. Carles Perez. Oh, e passela. Ecco, fatto una cacata. Palle davanti, attenzione. Può calciare. E la rete, l'ho fatto subito. L'ho fatto subito, guarda Roberto Carlos. Pedro, dopo 10 minuti esatti, porta in vantaggio la Roma con un euro gol. Guarda lì che subito si vanno a abbracciare con Lorenzo Pellegrini. Poi arriva anche Mkhitaryan. Ma è stato proprio Lorenzo Pellegrini a dargli il pallone. Mirante è felicissimo. Pellegrini vede il movimento di Pedro in area di rigore, che si gira ottimamente. Guardatelo lì, guardate il pallone di Pellegrini per Pedro che si gira e poi va a calciare lì. Palo e gol, 1-0 per la Roma. Oddio, io ho fatto un fallaccio, l'ho messo incinta. Arbitro sì, clemente, giallo va benissimo. Però Pedro, pure tu, no? Pure tu, vabbè che so io che do i tasti. Però pure tu, no? Ma vedi che sto facendo un fallo così, guarda. Vedi che sto facendo un fallo così. Guarda, per favore, evitiamo, no? Ma che fallo è? A parte che poi coso sembra, a Mazzotta sembra che gli abbiano sparato un fronte. Però vai Pedro, vai Pedro. Palla in avanti, c'è Dzeko, eccolo. Dzeko può calciare, no, se l'allunga troppo Dzeko, mamma mia. Me la so allungata troppo, regà. Me la so allungata troppo, peccato. Dzeko, vede Pedro, attenzione a Pedro. Pedro, rientra Pedro. La mette dentro col sinistro, Dzeko di testa. Ma il pallone è troppo debole. Ora Dzeko, vede il movimento di Mkhitaryan. No, se l'allunga troppo, Miki, mannaggia a te, Miki. Veretout ancora per Mkhitaryan. Miki ancora. Bravo Ibañez. Subito la palla per Mkhitaryan. Oh, Mkhitaryan ha perso già 4. Ma che vuole fare? Ecco di nuovo Pedro. Pedro si appoggia a Spinazzola. Spinazzola chiede il movimento a Mkhitaryan. Lo serve. Miki, non perderla anche stavolta. Vai Miki, bravo. Bravo Miki, accentrati. Palla a Dzeko. Dzeko fa il tacco per Pedro. Pedro, tiro. La parata, la palla resta lì. Vai Edin. Spingi Edin. Peccato. Mazzotta maledetto. Sembra un insulto Mazzotta. Fuori gioco. Ben ti sta. Oppure fine primo tempo. Fine primo tempo, ben ti sta. Era fuori gioco e fine primo tempo. Negli spogliatoi va la Roma 1-0 con il gol di Pedro Pedrito dopo 10 minuti. 4 tiri in porta a 0. Li ho distrutti. Possesso palla però 53-47. Forse nel secondo tempo devo, cioè nella prossima parte devo cambiare le impostazioni e renderli un po' più forti, almeno di uno, perché sennò veramente è vero che non è che facciamo tutti sti gol.
però non hanno mai visto la porta. Occhio, occhio, mamma mia, che rischio. Che rischio, questa va a purga, Simi. Mi devo rimessa dal fondo, ecco, battuta così, ma se sleppa. La prima volta è battuta rimessa dal fondo qua su questo PES. Veretù, no, Veretù, no, non si perde un pallone di disimpegno così, Cicarini, Simi, occhio, occhio, chiudi, 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 scivola, bravo, mamma mia, il Bagnez, mi fai il Bagnez, Pellegrini, palla in avanti, parte in contropiede, Pedro, quanto ci metti, Pellegrini per Veretù, papà, e tu, e Spinazzola, ma che combini? Ma sei cieco? Ma che ti è successo? Comunque se regge fino alla fine io vi dirò l'1-0 mobio molto volentieri, considerando che la prima partita che faccio. Spolli, Lex, attenzione, questo mo si impazzisce e comincia a dribblarsi tutti. Junior Messi contro tutti. Riesce a servire Mazzotta. Occhio, palla dentro, no, c'è Simi ad uscire, via sta palla. Bene, vai Pedro. Pedro, ma che combini? Sbaglio tasti, raga, continuamente. Oh, da quando ho detto di alzare il livello non ho sbagliato più una. Junior Messias, palla indietro, crociata, mo' gli faccio il crociato. Madonna, me lo stavano facendo, guarda lì. Mazza come gioca sto Crotone, ma che è il Barcellona, guarda lì. Palla dietro, tocco di mano, apre dall'altra parte, vabbè, manco troppo. Però non gioca male sto Crotone. Palla in avanti per Spinazzola. Pellegrini alza la testa e serve Carles Perez di là. Apertura magistrale. Carles Perez la mette dentro di prima. La palla resta lì, maledetti, un'altra volta. 83esimo, regà, reggiamo. No, Dzeko, che fallaccio che ha fatto. No, Dzeko, che fa? Se n'è andato come di non sono stato io. Giallo. Regà, non so tanto capace a fare i come si dice? A fare scivolare, guarda là, in ritardo come un... non lo so, come un qualcosa. Allora, facciamo dei cambi. Leviamo Mkhitaryan, mettiamo Perotti, visto che Mkhitaryan non ha azzeccato niente. Poi leviamo Carles Perez, già che ho fatto fare una sgambata, dovrebbe essere contento. Ma sapete che vi dico? Io metto Pastore in campo, però poi prendo Pastore, ho sbagliato tasto, prendo Pastore e lo metto qua. In questo modo Perotti qua un pochino ci può giocare. E Pastore è trequartista, dai. Fatemi sapere se ho fatto una cazzata. Tanto è che i cambi della Roma, Mkhitaryan esce, Perotti entra, Pastore entra, Carles Perez esce. Bella palla recuperata da Veretout. Adesso Veretout vede Dzeko. Dzeko, non puoi più sbagliare. Non te la fa levare, Dzeko, Lotta, bravo, c'è Pastore, non ci arriverà mai. Pastore la mette dentro malamente, proprio. Mamma mia, se avessi messa dentro io avrei fatto meglio. Ma Gordaz perde un po' di tempo, ma per quanto mi riguarda ne può perdere pure il doppio. Tanto sono 2 minuti di recupero, è finita! La Roma si aggiudica la prima partita, la mia prima partita ufficiale su PES. Ho guadagnato pure un trofeo, non si passa. Roma 1, Crotone 0. Mamma mia, ragazzi miei, la decide Pedro. Al debutto, tra l'altro, con la maglia della Roma. Si abbracciano tutti. Voti, allora, Mirante 5. Perché 5? Mirante che ha fatti? Bagnez 6, Mancini 6, Cumbulla 5, Pellegrini 7, Veretout 6, Spinazzola 4,5 addirittura, Carles Perez 5, Mkhitaryan 5,5, 7,5 Pedro e 6 Dzeko. Perché è importante questo? Perché devo capire come utilizzo i giocatori. Nel senso, i Bagnez sufficiente, Mancini sufficiente, va bene. Però vuol dire che il portiere l'ho utilizzato male. Vuol dire che Spinazzola, gli esterni l'ho utilizzati malissimo, Spinazzola e Carles Perez. Vuol dire che Mkhitaryan, vabbè, Mkhitaryan ha fatto cagare, ma ce ne eravamo accorti tutti più o meno. Il Milan ha vinto 1-0 con il Benevento, la Juve ha vinto 2-0 con la Samp, il Verona ha perso 0-3 in casa con l'Atalanta e il Parma ha vinto 3-0 contro il Sassuolo. La vittoria nella partita inaugurale ha mandato in visibilio la stampa specializzata. Cavalchiamo l'onda e cerchiamo di vincere anche la prossima. Sono d'accordo, non voglio certo sedermi sugli allori. Dove sembra Diego Lopez e De Boris, ma che vuole? Allora, la mia squadra è arrivata un'offerta per Pastore, 3,9 milioni, sapete che vi dico, accettiamo i termini. Tanto almeno si libera un posto di squadra, io Pastore non lo voglio. Berti filava con Mario e filava con Gino e nasceva un bambino che non era di Mario e che non era di Gino. Avete capito, insomma, no? Avanziamo ancora. Ma quando è che mi comprano sti giocatori? Così posso anche vendere, cioè così posso anche comprare. Ma che cosa sto dicendo? Allora, oggi ci lascia, confermo che un giocatore ha già lasciato il club, Pastore. Poi Berti, buone notizie, ho trovato un altro talento, ti piacerà, Hermoso. Allora, tanto se oggi Pastore ci lascia, io
faccio bocca al lupo e vado necessariamente a prendere Piqué come primo giocatore. Piqué, perfetto. Anche perché, raga, vai, preso Piqué. Che bello. No, anche perché, raga, uno così ci serve in squadra per forza. Messi vince il pallone d'oro. Strano, guarda, non me lo sarei mai detto. Mazza, però pure Messi come uguale. Che sta succedendo? Che succede? Ah, la presentazione di Piqué. Che figata, che figata. La firma del contratto. E poi? Dico qualcosa, dimmi che se dice qualcosa, ti prego. Se no è triste però. Dai, fammi dire qualcosa. Ride. Ah no, presentazione. Beh, bello mio, mamma mia quanto sei. Qua un bronzo, uno stronzo di riace. Guarda, ah ecco. Per prima cosa un saluto a tutti Per prima cosa saluto a tutti i tifosi di casa Roma. Grazie davvero, sono molto felice. Ci vediamo a stadio il giorno della partita. Sono chiusi! Vegliate, Piqué, sono chiusi stadio. E 12, mamma mia oh. Congratulazioni, hai ingaggiato un giocatore. Vorrei senz'altro vederlo in azione quanto prima. Ricorda però che i nuovi calciatori potrebbero non aver dimestichezza con lo stile di gioco della tua squadra. Ciò rischia di abbassare con te, no, temporaneamente lo spirito di squadra. Ovviamente più saranno le partite in cui fare scendere in campo il nuovo giocatore, maggior diventa la tua affinità con il resto della squadra. Perciò vale la pena insistere e affrontare il difficile periodo di apprendimento. Va benissimo, amico mio. Piqué entra di squadra, inizierà subito ad allenarsi, ma gli ci vorrà del tempo per adattarsi al tuo sistema. Ciò determinerà per un breve periodo un abbastanza spirito di squadra. Va bene. Sono stati sorteggiati i gironi di Coppa dell'Elite d'Europa per quest'anno. Anche se le squadre migliori sono ben esibite nel gironi, molti pensano che sarà il gruppo E a riservare più sorprese. E qual è il gruppo E? Detto questo, raga, io penso che questo video possa finire qua. Abbiamo fatto una partita, abbiamo acquistato un giocatore, abbiamo visto Messi vincere il pallone d'oro, abbiamo visto Roberto Carlos lucidarsi la pelata. Fatemi sapere la vostra con un mi piace qua sotto e con un commento. Anzi, con un mi piace non me lo fate sapere, però mettetemelo ugualmente. Regà, chi prendo? Chi volete che io prenda? Come posso completare questa fantastica squadra? Io vi ringrazio per aver visto questo video. Tutti i vostri consigli qua sotto. Voglio sentire il vostro supporto, perché regà, se sento il vostro supporto vi porto subito un nuovo episodio. Grazie, boccia la lallene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.